La costruzione della nuova caserma dei Carabinieri, il lavoro per arginare il dissesto idrogeologico e la riapertura in tempi brevi del Palazzo Municipale in pieno centro storico sono questi i punti cardine della campagna elettorale ribaditi ieri sera dal sindaco Gabriele Starinieri durante l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Loreto Aprutino. Durante la serata ripartite anche le cariche per la nuova giunta comunale. Quattro gli assessori: Gianni Di Fermo, delega lavori pubblici e terremoto, Maria Mascioli, urbanistica e protezione civile, Rocco D'Amico, igiene pubblica e verde urbano, e una new entry, quella di Antonella Di Martile, a cui è stata affidata la delega della promozione del territorio e al commercio. Compiti importanti anche per i consiglieri: a Mario Nicolò la manutenzione dell'urbanistica comunale, Lorenzo Chiappini l'agricoltura e la ruralità, invece al più giovane di tutti, Federico Acconciamessa, appena ventenne, le politiche giovanili, sport e cultura, a Daniela Valentini il compito di presidente del Consiglio Comunale. Completano l'assise comunale i consiglieri di opposizione Antonello Delle Monache, Moreno Sablone, Chiara Rasetta e Remo Giovanetti. Ho dato delega a tutti, c'è un rinnovato entusiasmo, diciamo, è finito il primo tempo e si inizia il secondo tempo, ma già con programmi da attuare e finanziamenti, quindi ecco, non dico si parte facile, però la responsabilità è sempre la stessa e sono sicuro che nei prossimi 5 anni Loreto avrà realizzate tante opere pubbliche, ma sarà un paese che avrà un futuro dove la gente potrà scegliere di poterci vivere. I consiglieri di minoranza sono sicuro che parteciperanno, e me lo auguro, alle attività del Consiglio, dando lo giusto lo stimolo e magari anche qualche suggerimento. Io credo che bisogna tornare a far politica nella comunità, non solo di Loreto, ma parlo in generale, perché i cittadini devono confrontarsi e poter fare le proprie scelte. Non dico screzi, ecco, a me la mistificazione un po' dà fastidio. Io politica può essere un difetto non fare delle bugie, ma io credo che pochi politici fanno bugie. Chi lo fa le gambe corte. Io sto durando, durerò, ma soprattutto ho senso di responsabilità, quindi non piace illudere le altre persone. Ma in politica bisogna essere realistici e quindi le linee programmatiche che ho illustrato sono veritiere e mi batterò per realizzarle. Gli amministratori, se hanno fatto un buon lavoro, alla fine ottengono i risultati, quindi credo che il colore politico in questo caso conta molto, molto meno di quello che si pensa.